Sono Pat Morris, il CEO di ACA International, associazione di categoria internazionale di società di recupero crediti, law firms, società internazionali e asset buyers. Sulla base dei dati forniti dal United States Census Bureau, nel nostro paese ci sono circa 4.600 società di recupero crediti. Il 94% di queste società hanno meno di 100 dipendenti e sono quindi considerate delle piccole società. Le agenzie di recupero crediti presenti in USA impiegano circa 136.000 dipendenti e l'ammontare complessivo dei loro salari equivale a circa 6,4 miliardi di dollari. Indirettamente altre 230.000 persone operano in questo business per un libro paghe del valore di 12 miliardi di dollari. Per quanto riguarda le pratiche, in USA ne vengono lavorate annualmente circa un miliardo, equivalenti a circa 750 miliardi di dollari. Il recuperato tende ad essere circa il 7%. Stiamo quindi parlando di circa 56 miliardi di dollari recuperati annualmente. Il settore del recupero crediti nel nostro paese è soggetto a una rigida regolamentazione. Siamo regolamentati a livello federale, a livello nazionale, a livello statale e in alcuni casi persino a livello locale. Sono stato in Sicilia un paio di anni fa e in questa occasione ho potuto notare come nel vostro paese siano trasmessi in TV diversi telefilm americani. Alcuni di essi sono serie TV sul recupero di autoveicoli. Questi sono essenzialmente dell'entertainment e non hanno niente a che vedere con le attività di recupero crediti che vengono svolte dalle nostre associate. Il recupero degli autoveicoli, infatti, è una tipologia di attività che rientra nel nostro sistema giuridico. Inoltre è importante sottolineare che queste serie sono delle produzioni hollywoodiane che mirano principalmente a far divertire il pubblico e non rispecchiano fatti realmente accaduti. Ci aspettiamo che nel 2016 operare nel settore del recupero crediti diventi ancora più complesso e delirante. Ci aspettiamo che il Consumer Financial Protection Bureau emani nuove normative in grado di influenzare tutti gli operatori del settore. A ciò si deve aggiungere il pericolo di cause legali che negli USA colpiscono sempre più frequentemente le società operanti in questo settore. Le associate devono far fronte alle minacce che subiscono da parte di alcuni avvocati per controversie legali fondate su ragioni insignificanti. Sapendo che queste aziende non possono permettersi lunghe azioni legali, minacciano di intentare causa o intentano procedimenti legali con accuse frivole, ben sapendo che per queste aziende è più conveniente fare un accordo in sede extragiudiziale piuttosto che combattere in tribunale. È importante che anche voi in Italia guardiate con attenzione alla compliance e alla regolamentazione. Si dice che quando gli Stati Uniti starnutiscono, l'Europa prende il raffreddore. Penso che questo probabilmente sia vero anche in Italia. Quindi credo che quello che sta accadendo in questo momento in USA in materia di compliance e di regolamentazione molto probabilmente avverrà anche in Italia e in Europa. Pensiamo che sia nell'interesse di tutti, consumatori inclusi, dialogare con le società di recupero crediti. Questo aiuta a risolvere e a far fronte ai problemi. Continuiamo a coinvolgere gruppi di consumatori e autorità per aiutarli a capire come sia importante per noi dialogare e come ogni regolamentazione artificiale, procedimento legale o ostacolo che impedisce un dialogo con i consumatori rappresenti un danno per tutti, soprattutto per questi ultimi. Thank you, Credit Village, for this opportunity to speak to you, and I look forward to us continuing this conversation. Ciao.